Ciao ragazzi, mi si chiede spesso di mettere a repentaglio la mia salute provando nuovi drink energetici e chi sono io per sottrarmi alle richieste dei miei amatissimi fan? Nuovi drink energetici come questi, quello della birra DAF, che in realtà ovviamente non è una birra ma è un drink energetico, e quello di Pacman. Indipendentemente dal nome, queste robe sono sempre le stesse perché rivendono con marchi diversi, tipo la bibita energetica anti-zombie di Resident Evil o quella energetica di Super Mario, sempre il solito frullato di Big Bubble che sa vagamente come una Red Bull e dovrebbe avere gli stessi effetti. Salutando il mio amico Duffman che ne porta il nome, andiamo quindi a provare la bibita energetica dei Simpson. Sa vagamente più di gassosa rispetto alla Red Bull, è molto meno dolce, sa sostanzialmente come la 7-Up, è una 7-Up con molta più caffeina dentro, credo. All'ausilio di Mr. T andiamo quindi a provare la seconda bibita perché adoriamo i piani ben riusciti, anche se questa cosa la diceva quell'altro, quello che si chiama Hannibal. Il bibitone energetico di Pac-Man, perché Pac-Man una volta mangiava le pillole, ma adesso è molto più semplice, soprattutto quando guidi la macchina, non ti vuoi addormentare al volante e berti l'energy drink di Pac-Man. Power Up Energy Drink, è la stessa cosa. Stavolta il sapore invece è molto più ciliegino, all'odore della Coca-Cola la ciliegia, ma il sapore è sempre lo stesso, la solita solfa da energy drink, però appunto con un retrogusto di ciliegia molto più forte, quel bel sapore chimico delle ciliegie. Pensavo che chiamandosi Power Up Energy Drink, essendo legato a Pac-Man, desse maggiormente la scossa, ma non mi sembra che abbia degli effetti particolari. No, nessuno.